Il Cilento è sempre più vittima di strade provinciali che continuano a franare, a causa di avverse condizioni meteorologiche, ma soprattutto di abbandono da parte di chi dovrebbe garantirne la sicurezza. Particolarmente grave è il tratto che collega Laurino a Piaggine. Sull'ex strada statale l'asfalto è crollato, causando la chiusura di un tratto di corsia. Ma anche nel resto del nord del Cilento la situazione non è molto diversa. Nel centro di Rocca d'Aspide ha ceduto una parte della strada sull'ex 488 che collega Serre all'Alto Cilento, trascinando per la rupe terra e asfalto. Situazione drammatica anche tra San Mauro la Bruca e San Nicola di Centola, tra Morigerati e Caselle in Pittari e fra Tortorella e Torraca. Inoltre le condizioni della discesa che da Mercato Cilento porta ad Acquavella, passando per San Mango, Stella Cilento e Omignano, hanno fatto cambiare idea anche agli addetti del percorso del Giro d'Italia, optando per una diversa soluzione che proseguirà per la strada costiera via del mare.